Ciao a tutti! Oggi parleremo della voce, uno dei nostri caratteri distintivi. Tutto inizia con l'aria che respiriamo. Quando l'aria passa attraverso la laringe, incontra le corde vocali. Queste ultime vibrano, creando delle onde sonore. La frequenza di queste vibrazioni determina l'intonazione della voce. Quindi, vibrazioni più veloci producono suoni più alti, mentre vibrazioni più lente danno luogo a suoni più bassi. Infine, le onde sonore viaggiano attraverso le cavità del nostro corpo, come la gola e la bocca. Queste cavità agiscono come risuonatori, amplificando e modellando il suono. Questo processo contribuisce a dare alla nostra voce il suo timbro unico. Bene, ora cerchiamo di capire come si produce un suono. Alla formazione della voce contribuiscono diversi organi. La voce si origina grazie al lavoro coordinato del sistema respiratorio, degli organi che producono il suono e delle cavità risonanti. Ora andiamo ancora di più nello specifico. Prima di tutto è necessario respirare, inspirare, prendere aria, e successivamente espirare, buttare fuori aria. Quando espiriamo, l'aria passa attraverso la laringe, dove si trovano le corde vocali, appunto. La laringe è una cavità situata nella parte anteriore del nostro collo ed è attraverso la laringe che passa l'aria che respiriamo. Quando passa l'aria, le corde vocali si chiudono e l'aria espirata le fa vibrare, producendo un suono. Le corde vocali sono due membrane sottili formate da un tessuto elastico morbido e dilatabile. Nel nostro corpo esistono quattro corde vocali, due superiori, conosciute come false, e due inferiori, chiamate vere. Le corde vocali vere sono quelle che utilizziamo maggiormente, producendo la voce che consideriamo normale. D'altro canto, le corde vocali false hanno un ruolo più specifico. Nonostante siano raramente utilizzate nel linguaggio quotidiano, il loro contributo alla produzione del suono è inestimabile. Sono infatti in grado di produrre toni particolarmente profondi, come quelli che udiamo quando qualcuno urla. Inoltre, vengono utilizzate per cantare in falsetto, permettendoci di raggiungere note più alte del normale. Mentre respiriamo, le nostre corde vocali sono in posizione di riposo, cioè sono distanti tra loro, ma quando parliamo o cantiamo, si avvicinano, lasciando ancora un piccolo passaggio per l'aria. Il suono prodotto dalle corde vocali passa attraverso diverse strutture del nostro corpo, come la gola, la cavità nasale e la bocca. Queste strutture agiscono, come dicevo prima, come risuonatori e modificano il suono, dandogli il nostro timbro caratteristico, unico, unico di ogni individuo. Infine, utilizziamo la nostra lingua, le labbra e la mandibola per modulare ulteriormente il suono e formare parole comprensibili. Ma quanti tipi di voce esistono nel mondo? La natura ci offre due tipi di voce, quella maschile e quella femminile, che vengono classificate in varie categorie, in rapporto al timbro e all'estensione. Quando parliamo di voci maschili, parliamo di voce come quella del tenore, del baritono e del basso. Le ho dette dalla più acuta alla più grave. Mentre quando parliamo di voci femminili, sempre dalla più acuta alla più grave, parliamo di soprano, mezzo soprano e contralto. La voce più grave in assoluto, perciò, è quella del basso e la voce più acuta in assoluto è quella del soprano. Esistono anche le voci bianche. Le voci bianche sono le voci dei bambini. Viene chiamata voce bianca perché è priva di toni acuti e gravi e perciò è priva di colori chiari o scuri. Appunto, la definiamo voce bianca. Torniamo alle voci maschili. Adesso vi parlerò nello specifico di tenore, baritono e basso.
Il tenore, come ho già detto prima, è la voce più acuta delle voci maschili e può essere tenore leggero, che ha una voce limpida, agile e acuta. Può esserci il tenore lirico, che avrà una voce calda, robusta, più scura di quella del tenore leggero, e può anche esistere il tenore drammatico, che avrà una voce potente, robusta e intensamente drammatica. Passiamo al baritono. La voce del baritono è compresa tra quella del tenore e quella del basso. Il suo timbro è caldo e appassionato. Per ultimo, il basso, che possiede una voce che scende alle note più gravi della gamma maschile. Il timbro del basso è molto scuro. Una piccola curiosità storica. Il nome tenore deriva da tenor, che era, nella musica polifonica del Medioevo, la voce guida di tutto un brano musicale. Questo tenor teneva il canto al di sopra delle altre voci. Ora passiamo alle voci femminili, quindi soprano, mezzo soprano e contralto. Anche in questo caso il soprano può essere leggero, che avrà una voce limpida, agile, acuta, molto adatta alle esecuzioni di gorgheggi e vocalizzi. Può essere lirico, quindi una voce morbida, calda, più robusta e un pochino meno acuta del soprano leggero. E il soprano drammatico, una voce potente, di grande intensità drammatica, più scura del leggero e del soprano lirico. Il mezzo soprano invece ha una voce compresa tra quella del soprano e quella del contralto, sta in mezzo ed è caratterizzata da un timbro caldo e appassionato. Per ultimo troviamo il contralto. Questa voce è molto scura e robusta e scende nelle note più gravi della gamma femminile. Altra piccola curiosità storica. Quando parliamo di voci, dobbiamo riferirci al maschile, quindi il soprano, il mezzo soprano, il contralto, il tenore, il baritono e il basso. Anche le voci femminili hanno un nome di genere maschile. Perché? Perché un'ordinanza papale del 1588 vietava alle donne di andare sul palcoscenico e cantare. Quindi queste parti inizialmente venivano cantate da uomini opportunamente travestiti. Nel 1798 il decreto papale venne revocato e così le donne cominciarono a cantare nelle parti a loro più congeniali. Le voci bianche. Le voci bianche sono le voci dei bambini che non hanno ancora raggiunto l'età in cui si verifica la muta vocale. Questo avviene attorno ai 13 anni. Il timbro delle voci bianche è un timbro acuto e cristallino. Sia le voci maschili che le voci femminili che le voci bianche possono cantare in coro. Questo termine definisce un gruppo di persone che cantano insieme. E può essere omofonico, se viene cantata una sola melodia, può essere polifonico, se vengono cantate più melodie contemporaneamente, può essere concertante, se ci sono strumenti che accompagnano il coro, o a cappella, dove troviamo solamente il coro senza accompagnamento. Può essere pari, se abbiamo solo uomini o solo donne che cantano. Può essere di voci bianche, quando invece abbiamo solamente bambini, e possiamo avere il coro misto, dove troviamo uomini e anche donne. Infine, il coro può essere responsoriale, quando abbiamo un solista e un coro che risponde, antifonale, quando abbiamo due gruppi che si alternano e cantano in alternanza, o battente, quando abbiamo un coro antifonale, ma è accompagnato da strumenti. Bene, spero che sia tutto chiaro. Alla prossima!